Ciao, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing con una ricchissima sorpresa per tutti voi, perché Universal Pictures Home Entertainment ha deciso tramite il mio canale di lanciare un giveaway e darvi la possibilità di portarvi a casa ben due premi. E quindi ragazzi, io direi di cominciare subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice 7Potter, potrete avere il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti e il codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Io oggi indosso questa maglietta qui che richiama un po' il logo di Starbucks con Fry che beve 100 tazze di caffè. Mi piace tantissimo, sapete che il mio lavoro è correlato al caffè, quindi mi piaceva tanto e l'ho presa nell'ultimo video unboxing, ve l'ho mostrata. Ma detto questo, direi subito di cominciare con l'unboxing e partiamo proprio da Universal. Intanto voglio mostrarvi questo che è una delle uscite di aprile per Universal ed è un film molto molto atteso, che è stato molto atteso e che ha avuto un ottimo riscontro. Si tratta di Bumblebee. Bumblebee che è naturalmente lo spin-off di Transformers. È uno spin-off ma è anche una sorta di prequel, perché troviamo appunto le origini del nostro maggiolino giallo. Io l'ho visto al cinema, io ultimamente ho la fortuna di poter andare spesso al cinema, infatti sto riuscendo a recuperare tantissimi film e ad andare subito, quasi sempre durante la prima settimana di uscita, così da evitare spoiler. E ragazzi, anche questo è un film che vi consiglio caldamente ed è stato realizzato davvero molto molto bene secondo il mio modestissimo parere e ve lo straconsiglio. Appassiona, fa ridere, momenti seri, momenti più spensierati, è stato fatto un giusto mix e mi piace tantissimo anche questo maggiolino un po' sgangherato che viene portato a casa per essere rimesso in sesto. Mi piace davvero tanto. Questo Blu-ray contiene anche dei contenuti speciali, oltre 60 minuti di contenuti speciali, come ad esempio portare Bumblebee sul grande schermo, scene estese e tagliate. Troviamo anche la visione B, i robot Transformers di Cybertron, ci sono diversi contenuti speciali, quindi ragazzi vi lascio il link in info box qualora foste interessati. Ma adesso passiamo a quello che vi avevo promesso, cioè al giveaway offerto da Universal. Ed ecco che per l'occasione ho ricevuto questo bel pacco che adesso apro assieme a voi. Ecco fatto, ed eccolo qui il contenuto. Abbiamo questo cofanetto che adesso vi mostrerò e questo che invece fa parte del premio, e lo mettiamo da parte. Ragazzi, si tratta di un film che vi ho già mostrato nell'unboxing precedente, ma che questa volta mi hanno inviato in una nuova versione esclusiva che trovate su Amazon, vi lascio il link in info box. Si tratta di Spider-Man Un Nuovo Universo, naturalmente il film che ha vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione quest'anno. E ragazzi, in questa versione qui, in questo cofanetto, troviamo anche un action figure in edizione limitata del nostro Morales. E ragazzi, io ve la straconsiglio, è davvero molto molto bella. Abbiamo anche un braccio di ricambio e addirittura una testa di ricambio. È tutto confezionato molto molto bene, io l'avevo già vista su internet, l'avevo già adocchiata, per questo la conosco già abbastanza bene e naturalmente vi consiglio tantissimo anche la visione del film. Per chi non avesse visto il video precedente, si tratta di un film d'animazione con delle nuove tecniche che introducono anche moltissimi aspetti del mondo fumettistico all'interno di questa pellicola e troviamo diverse versioni alternative di Spider-Man che si troveranno a cooperare. Troviamo la versione di Peter Parker, che è una sorta di maiale stile Looney Tunes, che sarà appunto lo Spider-Man del suo universo. Troviamo anche Spider-Gwen, troviamo uno Spider-Man noir, uno Spider-Man femminile in versione abbastanza manga, abbastanza giapponese, e poi anche il nostro Peter Parker un po' appesantito. Ma devo dire il tutto molto molto bello, io ve lo straconsiglio, non voglio spoilerarvi troppo, ma vale davvero la pena. Questa edizione troviamo, come vi dicevo, all'interno questo che è il blister che contiene la piccola action figure
E poi all'interno troviamo anche il film in Blu-ray, in questa versione con diversi contenuti speciali e anche un inedito su Spider-Ham, quindi sul nostro Peter Porker. Ma ragazzi, di cosa si tratta? Qual è il giveaway in questione? Ebbene, si tratta dell'avere la fantastica possibilità di portarsi a casa una di queste due tavole che Universal ha messo in palio qui sul mio canale. Si tratta di due tavole di Spider-Man realizzate da Sara Pichelli. Sara Pichelli è la disegnatrice ufficiale dei fumetti di Spider-Man Un Nuovo Universo ed è colei che ha realizzato il personaggio di Miles Morales, colei che si occupa di disegnarlo ufficialmente nei fumetti Marvel. E ragazzi, queste due tavole in palio sono autografate, come quella che ho qui tra le mani, dal pugno di Sara Pichelli, quindi devo dire che è un'occasione più unica che rara. Questo è anche un film che quest'anno ha vinto l'Oscar e credo che poter avere la possibilità di portarsi a casa una tavola autografata da Sara Pichelli è davvero tanta tanta roba, e quindi ringrazio tantissimo Universal per avermi dato la possibilità di mettere in palio due di queste tavole qui sul mio canale. Cosa bisognerà fare per poter vincere una di queste due tavole? Tutto molto molto semplice, ho cercato di semplificare al massimo il giveaway ragazzi. La prima cosa è quella di essere iscritti qui al mio canale, e direi che questa è una cosa che più o meno avete già fatto tutti. Il secondo passo sarà quello di andare adesso, una volta finito di guardare il video, sul mio Instagram, seguirmi anche lì su Instagram, mi trovate come antonio.seria, e andare nel mio ultimo post, che sarà appunto un post riguardante questo giveaway, che troverete già online adesso. Andate su quel post e commentate con partecipo e dovrete taggare almeno un amico a partecipare a questo giveaway. Poi tra tutti i partecipanti io sabato prossimo, cioè questo sabato, quindi sarà un giveaway molto molto veloce, io annuncerò nelle storie di Instagram chi sono i due vincitori e fortunati che riceveranno direttamente a casa queste due tavole autografate da Sara Pichelli. Quindi spero che questa cosa vi possa fare davvero piacere, a me ha fatto davvero tantissimo piacere aver ricevuto questa possibilità di poter condividere con voi questa grande fortuna. Io ringrazio tantissimo Universal per avermi inviato questa tavola anche a me già autografata, che metterò assolutamente nella mia collezione e si andrà ad aggiungere a tutte le tavole firmate che ho accumulato negli anni durante i miei vari Etna Comics. Quindi davvero grazie, grazie tantissime Universal per questa possibilità. Ma rimanendo sempre in tema home video, anche questo mese ho ricevuto un bel bustone da Warner Bros., che ringrazio sempre tantissimo, ed è sempre una gioia immensa quando arriva il corriere con queste buste. Voi non potete neanche immaginare quanto vada matto per queste buste. E ragazzi, adesso andiamo a guardare all'interno. So già che dovrebbe contenere anche delle cose di Aquaman, visto che è appena arrivato in un video. E ragazzi, sì, vedo già tanta tanta bella roba, e non solo di Aquaman. Intanto direi di cominciare da quello, e troviamo un adesivo, eccolo qui, e poi troviamo questo, che è invece, vediamo cos'è, eccola qui la locandina del film col nostro protagonista. Ecco che, oh wow, c'è anche una maglietta. Vediamo, 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 vediamo. Sono super super curioso. Maglietta di Aquaman anche in questo caso, davvero tanta tanta roba. Eccola qui con il logo di Aquaman e abbiamo degli squali che vanno a formarlo, e poi sul retro abbiamo il logo DC sempre sovrapposto a quello di Aquaman. Molto molto bella, mi piace anche il fatto che sia grigia, quindi grazie mille Warner. E poi naturalmente abbiamo anche il film in Blu-ray, eccolo qui, questa è la versione Amarei classica di Aquaman. Aquaman naturalmente si va ad aggiungere al panorama dei supereroi della DC che abbiamo già comunque visto in Justice League, e adesso ha anche il suo film dove andiamo a scoprire la sua storia.
Mi è piaciuto molto, secondo me, uno dei personaggi più riusciti dell'universo DC, assieme a Wonder Woman, che mi è piaciuta davvero tantissimo. E anche Jason Momoa, o Momoa, ragazzi, non so quale sia la pronuncia esatta, fatemela sapere sotto nei commenti, mi ha convinto tantissimo. Inizialmente, quando seppi che sarebbe stato lui ad interpretare Aquaman, diciamo che avevo un po' storto il naso, dico la verità, perché io lo vedevo ancora come il Khal Drogo del Trono di Spade, ero ormai ancorato a quel personaggio, invece devo dire che mi ha molto molto convinto, è stato molto bravo e mi è piaciuta anche tantissimo quell'ambivalenza, quel suo essere combattuto tra la sua parte di Atlantideo e la sua parte di umanità, di essere umano, essendo lui un mezzo sangue. Quindi, ragazzi, mi è piaciuta tantissimo anche le ambientazioni, mi sono piaciute davvero tanto, soprattutto quelle in Sicilia, devo dire la verità, visto che è la mia terra. Ragazzi, anche questo vi consiglio tantissimo di guardarlo, vi lascio il link sotto in info box, ma per chi non volesse acquistare la copia fisica, c'è anche un'altra possibilità che mi è stata comunicata da Warner, che è questa qui. Mi hanno inviato questo, che adesso nascondo magari il codice, con un codice promozionale per poter scaricare il film in alta definizione direttamente su Chili. E quindi non ci sono davvero scuse, perché basta semplicemente connettersi da smart TV, da computer, da smartphone, da tablet, da qualsiasi dispositivo connesso a internet per poter scaricare direttamente da Chili il film in versione digitale. Quindi, ragazzi, per chi fosse interessato, naturalmente tutti i link sotto in info box. Ma non è ancora finita qui, perché chiudendo il capitolo Aquaman abbiamo ancora delle altre novità. E una di queste è questa versione qui esclusiva di Suicide Squad, ma ci sono anche tutti gli altri film DC in questo formato, che è un formato da collezione. Qualora riuscissi a trovare anche il mio bisturi, potrei aprirlo, ma non lo trovo. Eccolo qui, si era nascosto per bene, mi ha fatto un po' impazzire, ma eccolo qui. Quindi possiamo adesso andare ad aprire il nostro DVD in versione speciale, che, ragazzi, ero davvero tanto tanto curioso di vedere, perché è una versione DVD in cofanetto cartonato, che ha questa simpatica chiusura qui sul retro e all'interno nasconde un bellissimo poster. Intanto guardate quanto è bello. Ecco che troviamo nella copertina il disco di questo verde acido di Suicide Squad. Qui troviamo il nostro Joker. E poi, andando ad aprire, ecco che troviamo all'interno questo poster che misura circa 50x54 centimetri. Ed eccolo qui nella sua interezza, spero riusciate a vederlo per intero dall'inquadratura. E devo dire che è davvero molto molto bello. Si tratta di un poster in edizione limitata, ne troverete uno in ogni edizione DVD di questa serie. E è presente anche quella di Wonder Woman, quella di Justice League, Batman vs Superman e l'Uomo d'Acciaio. Quindi, qualora non aveste già delle versioni di questi DVD, io direi che questa è davvero molto molto carina. E è possibile anche staccare il poster, perché è presente una linea tratteggiata sul fondo, oppure potrete scegliere di lasciarlo all'interno della confezione. Io, ad essere sincero, non lo staccherò. Mi piace lasciare per intero la confezione così come arriva. È molto bello, sta al sicuro all'interno della copertina, e quindi direi che secondo me è un po' un peccato andarlo a rimuovere. Così, quando si vuole godere di questa bella vista, si apre, si guarda, si ammira, si mostra agli amici e poi si può tranquillamente riporre all'interno della custodia. A meno che voi vogliate appenderlo al muro o comunque farlo incorniciare, allora in quel caso ci sta tutto. Io devo dire che mi piace tantissimo, è di ottima qualità, è possibile richiudere la copertina con questa chiusura. Io ve la straconsiglio, molto molto bella, quindi grazie davvero Warner anche per questa possibilità, per avermi inviato questo cofanetto di Suicide Squad. E non è ancora finita qui, abbiamo un ultimo pezzo all'interno della busta, si tratta di Amici come prima, il film di Christian De Sica e Massimo Boldi uscito per Natale. Ragazzi, io l'ho visto praticamente il primo giorno. Sì, sono uno di quelli che va a guardare i cosiddetti cinepanettoni, ma in questo caso è stato davvero una gran bella sorpresa. Mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato davvero
anche abbastanza profondo, si parla molto di amicizia. Sono contento di aver rivisto assieme Boldi e De Sica, mi sono sembrati molto affiatati e devo dire che mi ha proprio stupito. Le aspettative non erano alte, c'era davvero tanto dubbio anche qui su YouTube. Avevo visto molte recensioni, era stato recensito anche il trailer da diverse persone e tutti erano molto molto dubbiosi, e invece è stato davvero un film molto apprezzato, ben riuscito, e spero anche l'anno prossimo di rivedere assieme Boldi e De Sica in una nuova commedia. Quindi ragazzi, qualora ve lo foste perso, io mi sento assolutamente di consigliarvelo perché è una storia molto molto carina. Ci sono tantissimi richiami a film come Mrs. Doubtfire e anche altri film. Quindi davvero molto molto bello. Io ve lo straconsiglio, ma vi straconsiglio davvero tutti i film che vi mostro ogni volta in questi video, perché sono io a richiedere questi titoli, perché so già che voglio consigliarveli. Per questo io mi auguro che vi faccia piacere ricevere ogni mese questo genere di input, questi consigli a tema home video, perché io sono un grandissimo consumatore di cinema, di film, e ragazzi, spero lo siate anche voi, perché è una delle cose più belle che secondo me possa esistere. Ma adesso cambiamo completamente argomento e voglio parlarvi di questo pacco che mi è arrivato da Tunuè, che contiene un libro che non vedevo l'ora di stringere tra le mani e di consigliarvi. Ho avuto la fortuna e il privilegio, devo essere onesto, di poterlo leggere prima della pubblicazione ufficiale. Tunuè mi ha inviato la versione digitale in anteprima perché davvero non stavo nella pelle, volevo assolutamente leggerlo. E ragazzi, eccolo finalmente qui. Non vedo davvero l'ora di potervelo mostrare. Eccolo qui, finalmente liberato. Si tratta di Daisy. Daisy è un graphic novel di Marco Barretta e Lorenza Di Sepio. Lorenza Di Sepio la conoscerete sicuramente tutti, è la mamma di Simple e Madama. Simple e Madama li avrete sicuramente incrociati sui social, su Facebook, su Instagram, sono davvero famosissimi. Sono questa giovane coppia che finisce sempre in mille disavventure di vita quotidiana e che abbiamo visto in tantissimi volumi, l'ultimo Procrastination autoprodotto da Lorenza. E adesso Lorenza e Marco Barretta si sono tuffati nella loro prima produzione in collaborazione con Tunuè, e si tratta appunto di Daisy. Daisy è una ragazza che finisce all'interno di un libro che è stato scritto dal padre e si troverà come protagonista di questa avventura con un finale assolutamente sbalorditivo. A me sono piaciuti tantissimo i personaggi, inconfondibile lo stile, il tratto di Lorenza Di Sepio, Lorenza che negli anni è diventata un'amica che ho la fortuna di conoscere, di vedere ogni anno ad Etna Comics. Anche Marco, ragazzi, un ragazzo davvero gentilissimo. Io l'anno scorso l'avevo definito la persona più gentile che io avessi mai incontrato nella mia vita, e non vedo l'ora di rivederli quest'anno ad Etna Comics per potermi fare naturalmente schecciare questo volume e per complimentarmi personalmente con loro. Marco addirittura ha creato un visore con un'ambientazione a 360 gradi da poter provare allo stand di Tunuè. E qualora vi trovaste in una delle tantissime fiere dove saranno presenti Lorenza e Marco, di andare allo stand Tunuè per provare questa esperienza di questa visione a 360 gradi e naturalmente di prendere questo volume che fa parte della collana Tipi Tondi. Io l'ho davvero amato tantissimo e non vedo l'ora di andarlo a rileggere anche in cartaceo. E quindi ancora complimenti a Marco e Lorenza. E ragazzi, naturalmente la trovate linkata anche questa sotto in info box. Ultimo pacco di questo unboxing, si tratta di un ritorno, è una tipologia di prodotti che non si vedeva da un po' sul mio canale e che ho deciso di riportare perché il mio nipotino ne è praticamente ossessionato e so che molti bambini mi seguono, molti di voi hanno figli, nipoti, fratelli, sorelle, piccoli, e quindi io ho deciso di riportarli sul canale, di riportare questo genere di prodotti e di consigliarvi quelli che secondo me sono più carini, educativi e istruttivi. Ragazzi, questo pacco mi arriva da Chicaboom.
Chicaboom è un'azienda che si occupa di prodotti da edicola, prodotti in blind bag e blind box, e in questo caso mi hanno inviato la nuova serie di Letrabots. Io trovo questo un prodotto molto molto interessante e intelligente sotto diversi punti di vista, perché aiuta il bambino a imparare ad apprendere nuove lettere, nuovi numeri, nuovi simboli, e anche lo aiuta a sviluppare delle capacità, perché bisogna andare a trasformare queste lettere in piccoli robot e poi bisogna anche assemblarli tutti assieme per formarne uno più grande. E tutto questo, oltre che a sviluppare appunto queste capacità cognitive, queste capacità anche a relazionarsi magari con altri bambini per poter collaborare a montare questi robottini, lo aiutano davvero in diversi modi, perché ogni lettera ha un colore diverso, quindi il bambino può anche apprendere i colori, oltre che i numeri, le lettere, i simboli. Io trovo questi davvero giochi molto molto educativi e interessanti, e per questo ho deciso appunto di mostrarveli, di consigliarveli, e magari così potrete acquistarli o regalarli ai vostri fratelli, nipoti, figli, eccetera eccetera. La cosa bella anche è che acquistando un'intera box si va a completare per intero tutti i pezzi necessari per assemblare il super robot che si va a formare unendo i vari pezzi. La box intera contiene 10 blind bag, ognuna costa 2,99€, e come vi dicevo tutte e 10 vanno a formare per intero il robot, quindi evitate anche di trovare i doppi. Ecco che all'interno di ogni bustina è contenuta una carta da gioco. Ecco qui, in questo caso abbiamo la lettera X, poi abbiamo la checklist con le varie parti da trovare, abbiamo le istruzioni per assemblare il robot per intero, e poi all'interno ecco che abbiamo la nostra letterina che si trasforma nel robot in questione. E adesso magari vi faccio vedere come sono tutti i robot assieme per intero. Ed eccolo, finito, tutto montato con i 10 pezzi che ho trovato all'interno della box. Devo dire che il risultato è molto molto carino. Potrei dirvi che ho impiegato 5 minuti per realizzarlo, ma no, non sono così sveglio, non sono sveglio come un ragazzino, e quindi ho impiegato qualche minuto in più. Però è davvero molto molto intuitivo, molto bello, le istruzioni sono molto chiare, sono riportate all'interno di ogni bustina. Mi piace tanto questa chiocciola sul retro, e adesso dovrò andare a spiegare a mio nipote cos'è una chiocciola, quindi fatemi gli auguri. Ringrazio tantissimo ancora una volta Chicaboom per avermi inviato questa box, per aver reso felice mio nipote. E ragazzi, naturalmente, qualora foste interessati, trovate il link sotto in info box per acquistarli direttamente sul sito di Chicaboom, oppure li trovate tranquillamente in tutte le edicole. Ragazzi, detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, partecipate al giveaway, quindi adesso tutti su Instagram per andare a partecipare, antonio.seria. E ragazzi, naturalmente, noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!